Eccomi qua. Comoda, comoda. Mio Dio, queste finestre sono una vera dannazione. Ma se per poco non tengo aperto, si rifà qua dentro. Un tappo. Così ha. Ti rinchiuso. Casacce vecchie. Si levi il cappellino. Rifate il letto per come mi ha lasciato scritto questa mattina nella saletta. Ah, già. Ma guardi che se deve servire per... Ecco, aspetta, è meglio intendersi. Vado a lasciare di là questa roba. Che non è decente. Me lo dice lei, scusi, che non è decente. Ma mi pare sente lo stesso desiderio di sbarazzarsi. Ah, sì, signore, ma di tutto anche, non di questa roba soltanto. Ma che intende dire? Sentiamo. Ma dico desta signorina, per esempio, che lei mi porta in casa, se le par decente. Per Dio parli con rispetto, sa? O che vi vuol fare? Io le voglio parlare chiaro, infine. Vado a lasciare questa roba e tu. Ma... brutta pettegola arrabbiata. Per carità, me ne lasci andare. Ma niente affatto, questa è casa mia e le resterà qua. Sua? Che sua? Camera d'affitto non è sua. E si ricordi che lei abita in casa di una signora per bene. Chi lei per bene? Io, sì signore. Mi sta dando una prova di fatti. Sì signore, di fatti. Perché non le permetto di condurmi donne in casa a dormire. È una villana insolente. Ma di come parlo? Una villana che non discende con chi ha da fare. È malata, esce in questo momento dall'ospedale. Se lei è ma basta, le dico! Lei non può proibirmi di cedere il mio alloggio per qualche cosa. Oh, no, lei non può. Io le camere le ho affittate a lei. Sarebbe una mia sorella, una mia parente. Se ne vanno all'albergo. Ah, non sono padrone, dallo già da qua per qualche notte. Ma la signorina non è una sua parente. A chi vuol darla intendere? Ma che ne sa lei, eh? Se me ne vado io a dormire all'albergo? Me ne dovrebbe chiedere ad ogni modo e con garbo il permesso. Tu anche il permesso? Sì, signore, con garbo. E se sente qua tutto questo tanfo insopportabile, scusi perché non se ne va. Magari mi lasciasse le stanze libere. Gliele lascerò, infatti, e subito! Intanto la prego di levarmi dai piedi! Mi lascia le stanze? Sì, tra qualche giorno, alla fine del mese. Oh, allora va bene, non dico più niente. E dunque, se ne vado! Mi ne vado. Me ne vado. Si figuri? Non dico più niente! Guarda che pettegola! Tanto, signorina, abbiamo entrato questa bella scena. Ma no, mi duole piuttosto che per causa mia. Ma no, ho combatto già da un anno con questa strega. Legato che so come da un incubo, da tutte queste cose lerce qua. Lei forse si immaginava la casa di uno scrittore. Ma no, certo... Certo, è triste che lei con tanta fame... Avremo anche la fine del mese. Un quartierino quieto su al Macao, in via Somma Campagna, tra i giardini. Andremo a visitarlo domani insieme. E compreremo insieme la mobilia nuova. E lei si comporrà con le sue mani, il suo nido. Oddio, ma per me... No, dovevo. Dovevo levarmi di qua a qualunque costo. Sa, sono... Sono come uno che ha sempre da cominciare io. Ma sono così contento di aver avuto questo estro, di scrivere a lei... E di cominciarla con lei adesso, una nuova vita. Stagno, mosche, afa. Tutto a un tratto si è rifiata. Che cos'è? Niente. Si è levato un po' di vento. La mia vita è così. Io non so proprio come ringraziarla. Ah, ecco, dovresti cominciare a dire semmai ringraziarti. Ma non è il caso perché devo io al contrario ringraziar te di aver accettato il posto. No, è tanto. Tanto. Per me è tanto. Ecco, per te. Voglio dire per quello che tu lo farai diventare. Questo poco che posso offrirti. Ma non lo dica nemmeno. Non lo dire. Bisogna che mi abitui. Sono... Se sapesse, così mortificata. Ah, mortificata di che? Ma di questa fortuna. E via, perché sono uno scrittore. Che il racconto delle mie disgrazie, letto in un giornale, il mio atto disperato, abbiano potuto attirare la considerazione, la pietà... No. L'interesse. L'interesse. Di un uomo come lei. Come te. Sì. Sì, mi sentii prendere leggendo quel giornale, proprio come quando l'ho fatto che così per caso si viene a sapere o c'è narrato. Avvertiamo subito che so per una scossa interna, per una improvvisa simpatia,
d'aver trovato, senza cercarlo, il germe di una novella, di un romanzo. Che forse lei pensò, cioè che tu forse pensaste di scrivere. No, intendimi bene, non credere sia stato per una curiosità d'artista. Ho recato un paragone per farti capire come mi interessai, subito. Ma se la mia povera vita, tanta miseria e tristezze di casi, tanta sofferenza, servissero almeno a questo. A farmi scrivere un romanzo? Perché no? Io ne sarei contenta, orgogliosa, tanto. Veramente. Mi fai cadere le braccia. Perché? Perché senza volerlo mi dici vecchio. Ma no, io dico... Un romanzo, caro, si scrive o si vive? Ti ho detto che mi sentii prendere tutto, ma non per scriverlo, ma per viverlo. Io ti tendo le braccia e tu... Invece di porgermi, che so, la bocca, mi porgi la penna perché scriva. Ma è troppo presto. La bocca, capisco. O è troppo tardi? No! Ma guarda com'è diverso ciò che avviene in te e ciò che avviene in me. Io mi sono sentito offeso che il mio interesse ai tuoi casi potesse essere inteso da te come una curiosità di scrittore. Tu invece ti offendi o perlomeno via non sei lieta se ti dico che io, se volevo fare opera di scrittore, essendo diciamo esperto per non dire vecchio, non avevo bisogno né di farti quella profferta né di venire a prenderti adesso all'uscita dall'ospedale. Perché il romanzo io, leggendo su quel giornale i tuoi casi, li immaginai da me tutto, da cima a fondo. E come? Così subito? In un momento. E con tanta ricchezza di situazione, di particolari. Bellissimo. L'Oriente. Quella villetta vicino al mare, con quella terrazza. Tu là, istitutrice. Quella bambina che precipita dalla terrazza. Il tuo licenziamento, il viaggio, l'arrivo qua. La triste scoperta, tutto. Tutto così senza vederti, senza conoscerti. Immaginandomi? Sì. E come? Come? Così come sono? Ma no. E come? Allora me lo dica. Dimmelo. Ma perché vuoi saperlo? Perché vorrei essere come tu mi hai immaginata. Oh no, perché tu mi piaci molto, molto di più così, dico per me. Non per quel romanzo. Oddio, ma io allora non capisco. Non capisco più. Ma che cosa non capisci? Il tuo interesse, come possa essere per me? Se io non sono quella, quella che tu ti eri immaginata. Ebbene. Ma io allora me ne posso anche andare. Ma no. Ma niente affatto, cara, tu resterai qua. Se ne andrà via quella del romanzo, che non sei tu. Ma come non sono io? Tu allora non credi? Ma sì, credo, credo. Ora però io ti voglio invece immaginare in una nuova vita. Quale sarà, quale potrà essere d'ora in poi con me? E voglio che anche tu te la immagini, quest'altra tua nuova vita. Senza più memoria di tutte le cose tristi che ti sono accadute. E allora non questa. Non quella. Ancora un'altra. Un'altra, già, per come puoi essere. Io? Sì. Non ho potuto essere mai niente. Ma come niente? Niente. Mai. Ma se sei... Scusa. Che sono... Tutto. Una bella ragazza. Niente. Mai niente. Certo che un'altra proposta. Per disperazione, all'ultimo. Avrebbe potuto. Buttarsi là, allo sbaraglio, da sia al primo che passava. Oddio, che dici? No, dico perché l'immaginai. L'immaginai di quella, nel romanzo. Con la disperazione di non sapere più come fare. Verso sera. Guardandosi allo specchio, tetro dell'albergoccio. Una risoluzione improvvisa, tentazione da folle, senza più nulla, o con qualche lira appena nella borsetta. E l'albergatore che voleva pagare il conto. Ma tutto questo non era scritto nel giornale. Ma non lo immaginai. Perché forse è vero. Sì. È vero? Sì. Ma guarda come ho intuito, giusto?
scendersi di sera nella strada. E fu così con uno della strada, uno qualunque che passava. E dopo? Dopo non sapere come fare. Come fare? A chiedere, eh? E nulla? Nulla. Ma com'è vero? Ma com'è vero? E fu lo schifo. Il raccapriccio per quel vano laido tentativo, ma è perfetto. È perfetto. Mi lasci andare adesso. Ma no, ma perché, cara? Ora che sa questo? Ma se già lo sapevo, lo sapevo. Come lo sapevo? Ma perché me l'ero immaginato, intuito perfettamente, ma non hai visto, ma è così giusto. Ma io ho tanta vergogna. Ma che vergogna? Hanno investito un povero vecchio, proprio qua sotto le finestre. Venga, venga, signor Loco, guardi, guardi. Ma non mi ha fatto. Mi ha fatto, la paura, mi scappa, che stasera. È morto. Sarà qualche povero vecchio impiegato. Signor Onorio, venga via, per Dio. Se lo sono portato, sarà morto. Se non è morto, non arriva all'ospedale. Vado giù a domandare. Che disgrazia, che disgrazia. La strada. Che orrore. E che scuola per chi scrive la strada. Noi vogliamo stare insieme, comporre insieme una bella favola, sì. E supponi che fossi stato io, per caso, giù nella strada, investito. Ma che saresti a fare più qua tu, eh? Ma già te avvenne di aver interrotto la vita così da un caso imprevisto, la caduta di quella bambina dalla terrazza. Servire. Obbedire. Non poter essere mai niente. Un abito di servizio sciupato che ogni sera s'appende al muro ad un chiodo. Dio, che cosa spaventosa non sentirsi mai pensate da nessuno. Nella strada io vidi la mia vita, non lo so, col senso che non esistesse più, come sognata. Con le cose che mi stavano attorno, le rare persone che passavano per quel giardino di mezzogiorno, gli alberi, quei sedili, e non volli essere più niente. No, questo non è vero. Ma come non è vero? Mi volli uccidere. Già, ma creando tutto un romanzo. Perché creando? Tu pensi che abbia inventato, eh? No, no, dico in me, che lo creasti in me inconsapevolmente, raccontando i tuoi casi. Quando mi raccolsero in quel giardino. Sì, e poi all'ospedale. Ma scusa, ma come non volessi essere più niente? Ma se fossi la pietà di quanti lessero codessi i tuoi casi su quel giornale? Ma tu non sai la commozione che si diffuse in tutta la città alla narrazione di essi, l'interesse che suscitasti. Ma ne hai una prova in me. E ce l'hai ancora? Che cosa? Quel giornale, voglio leggerlo, ce l'hai ancora? Credo, sì, devo averlo conservato. Cercalo. Ma no. Cercalo, per piacere. Non è per turbarti adesso. Voglio leggere quello che mi scrissero. Ma lo stesso che dicessi tu, suppongo. Ma non mi ricordo più bene quello che dissi in quel momento, capirai, voglio vedere. Il mio disordine, cerca. Ma mi sembra me l'avrò messo male. Cerca. Lo cercheremo insieme. Raccontava tutto. A lungo. Più di 3 colonne di cronaca. Capirai d'estate i giornalisti. Capita un caso come il tuo, una bazza, riempiono il giornale. E di lui? Di lui che dicevano? Che ti aveva ingannato. No, dico di quell'altro. Del console. Diceva il console. Il nostro console a Smirne. Oddio, anche il nome della città. Mi avevano promesso di non dirlo. I giornalisti. Ma che bisogno ce n'era? Il fatto restava tale quale, anche senza la determinazione del luogo e della qualità delle persone. Ma che dicevano? Che dopo la caduta della bambina dalla terrazza si era dimostrato di una crudeltà feroce. No, non lui, la moglie. No, no, anche lui diceva no, ma... La moglie, Dio mio. Perché gelosa di te, me lo immagino. Sì. Sì, perché la bambina voleva bene a me soltanto
E fu lei, sai. Lei, quando venne quell'altro in crociera. Il tenente di Vascello. Sì. Lei a crearmi attorno apposta l'incanto che mi doveva perdere. Ah, l'avessi vista. Materna, perché lui aveva formalmente chiesto la mia mano a lei e al console a cui era affidata. Ah, tutte le premure. E poi invece quando mi partì, una vessazione che non ti dico. Avvilirmi minuto per minuto, niente più che le andasse bene e alla fine incolpata della disgrazia. Mentre era stata lei a mandarti fuori casa per non so che servizio. Chi l'ha detto? Era scritto nel giornale. Anche questo? Me l'avrei detto tu, scusa. No, non lo so, non mi ricordo. Possibile che me lo sia immaginato io. L'avrò forse inventato il giornalista per colorir meglio la crudeltà di quel licenziamento su due piedi, senza neanche volerti pagare il viaggio di ritorno. Questo è sì, vero? Sì, questo sì. Quasi avessi dovuto tu pagar loro la figlia. E me ne minacciò, difatti, sì. Me ne avrebbe accusato come d'un delitto se non avessi temuto che sarebbero venute fuori certe cose. Ma sul conto di lei, adesso... No! No, io non voglio dire, non... Anzi, mi dispiace, sono stampato che fu lei a mandarmi fuori. Io non vorrei pensare più a nulla adesso di quanto avvenne là. Io ripenso al viaggio, a quello che soffersi. Appena arrivata qua, scusa. Ma non andassi a cercare lui. E dove? Non avevo l'indirizzo. Ma dovevi rintracciarlo, perché ti desse conto dell'inganno, del delitto, per Dio, che aveva commesso. Non mi sono mai saputa far valere. Ma aveva promesso di sposarmi. Mi avvilì, come mi dissero che era la vigilia del matrimonio. Di questo tradimento così crudo, inaspettato, fu tanta che m'avvilì. Non avevo più neanche 2 lire nella borsetta e andare come una mendica. Nel giardino, stringendo fra le mani quelle fialette di veleno, ripensai alla bambina e mi feci coraggio col pensiero di lei, che avendola persa la sera avanti sarei andata a ritrovarla. Su, 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 su. Non bisogna più pensare a codeste cose adesso. Su, animo. Sì, ma... Ma almeno fammi essere quella. E quella chi? Quella che tu immaginasti. Dio mio, se fui almeno una volta qualche cosa per come hai detto tu. Voglio essere io nel tuo romanzo. Io, questa... Come sono? Mi pare un tradimento. Scusa, che tu ci debba vedere un'altra. Oh, bella, come un'appropriazione indebita, ti pare? Sì, 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 dei miei casi, della mia vita. Io che non voglio più viverla, io che ne soffrì fino alla disperazione. Scusa, ho il diritto, mi pare, di viverla almeno nel racconto che tu ne farai, che sarà bello. Bello, come quell'altro tuo romanzo che ho letto. Aspetta, l'esclusa. Ecco, l'esclusa. L'esclusa? Ah, no, carina, ti sbagli. L'esclusa non è un romanzo mio. No. No. È di Pirandello. Uno scrittore che anzi io particolarmente non posso soffrire. Oh, sì. E via, non te ne curare. Avrei confuso. E dai. Ma cosa vuoi che mi importi se hai sbagliato attribuendomi un brutto romanzo che non ho scritto? Ma no, è che tutto così nella mia vita. Non mi riesce mai nulla. Permesso. Papà? Dov'è? Piange. Oh, ma me lo poteva dire, santo Dio, che la signorina era quella del giornale. La signorina Drey. Ersilia Drey, non è vero? Poverina, poverina, sono così contenta, sa che lei sia guarita e che sia qua. Ma come lo sa lei, scusi? Oh, bene, non ho letto il giornale. No, dico che sia lei, come lo sa? Ecco, perché è venuto il giornalista che ha raccontato tutta la storia. Qua? E cosa vuole da me? Dice che ha da domandare spiegazioni urgenti alla signorina. Spiegazioni? Ah, basta, ma che spiegazioni? E che gli ha detto poi che la signorina si trovava qua? Io non lo so. No, neanch'io. Io non lo sapevo neppure che sarei venuta qua. Qua da lei. Capito, capito. Deve essere stato quel chiacchierone. Che cosa vuoi fare? Vuoi che passi? Non lo so. Che spiegazioni devo dare ancora? Vado io a sentire, eh? Povera figliuola. Sapessi che pianto. Che pianto ho fatto leggendo nel giornale tutta la sua storia. Ma che vorranno ancora? Ma forse chissà. Io... Non posso più leggere nessuna sorpresa. Si sente male? Sì. Tanto. Qua. Soffoco. Mi hanno salvata, ma chi?
chissà che male mi sarà rimasto qua, non mi posso nemmeno toccare. E alle reni poi uno spasimo così fitto. Si sieda, si sieda. No, no, bisogna che mi tenga su, tanta paura che neanche questo duri. Che cosa? Sono così disperata. Se sapesse, così disperata. No, no, avanti, avanti, passi. Permesso? Cara signorina mia, mi riconoscete? Il giornalista Alfredo Cantavalle. Sì, sì, ricordo. Ma riconosciuto. E la signora parente? No, è la padrona di casa. Ah, piacere. Perché so che la signorina non ha nessun parente. Voi avete avuto qua sotto, saputo, un grave investimento. Sì, di un povero vecchio. Sì, proprio qua sotto le finestre, che spavento. È morto. È morto? Sì, signora, prima di arrivare all'ospedale. E chi era? Chi era? Ma ancora non si sa. Signorina, permettete che io mi compiaccia, non solo con voi del vostro scampato pericolo, ma un poco anche con me. Eh sì, della bella fortuna che ho avuto e che è ridondata in tanto vostro favore. Dico d'aver commosso con la mia povera prosa, raccontando la vostra storia pietosissima, un illustre scrittore. Ma che pazzia, maestro, va dicendo quel vostro amico. Voi avete commesso la vostra più bella azione e non vi potete immaginare, signorina, il piacere che ne ho. Sì, è stata veramente per me una fortuna. Lasciamo andare, lasciamo andare. Eh no, aspettate, ma per tante ragioni è una fortuna, maestro, perché possiamo avere adesso la vostra testimonianza, ma vi par poco? Ora vi dirò se posso parlare qua davanti alla signora. Ah, io mi ritiro, ma guardi che la signorina in questo momento si sente molto male. Che cosa ti senti? Non lo so, sudo freddo. Ho una smania qua. Ma venga, di ascoltarmi, venga di là con no. me. Ma sì, si metterà a letto. Ma vai, vai, se ti senti così male. Si slascerà a letto. No, grazie, posso resistere per ora. Le conseguenze del veleno, si sa. Ma vedrà che adesso, con le cure... E la tranquillità. Io sono a sua disposizione, figliuola mia. Si serva di me come vuole. Se ha bisogno, mi chiami. Sì, sì, grazie, signora. Allora, io mi ritiro. Riverisco, signora. Senti, cara. Ma non la facciano parlare, un po' di considerazione, non vedono che fa già, povera creatura. Sono dolente del disturbo. Ti prego, caro Cantavalle, di far presto. Due minuti, caro maestro. Ma insomma, si può sapere che diavolo vuole ancora con questo signor console? Il console? Lui già. Bisogna metterlo a posto, eh? Ma perché fosse qua? Qua, sì. È venuto ieri a far l'ira di Dio al giornale, signorina mia. E di che cosa vuole una smentita? Ma di tutto, dice. Lo vede il male che io non volevo. E lei mi aveva promesso di non fare. Io? Male? Che male? Ma sì, di stampare il nome della città, la qualità delle persone. Una smentita generale? Ma come sarebbe? Perdonatemi, maestro. Rispondo alla signorina. Il nome del signor console, signorina mia. Nome come nome. Io veramente non l'ho stampato. L'avete fatto benissimo a smascherare. Eh no, aspettate, io ho scritto il nostro console a Smirne. Ma cosa volete che ne sappia il pubblico che legge chi sia questo nostro console a Smirne? Di tutto mi potevo figurare, tranne che di vederlo ieri piombare come un fulmine in redazione. Ma è dunque venuto a Roma per questo? No, non per questo, ma per la disgrazia della figliuola, come noi l'abbiamo raccontata. E perché la moglie dice come è impazzita. Non si può più vedere là dove avvenne la disgrazia. Sì, lo diceva, lo diceva. Ha letto il giornale. Un guaio, maestro mio. Ma perché? Come perché? Ha una posizione ufficiale delicatissima da difendere, voi capite? Console, minaccia una querela al giornale per diffamazione. Una querela? Ma che cosa diceva infine il giornale di lui? Un sacco di bugie sostiene a suo danno. Io non lo so ancora che cosa lei abbia scritto su di lui. Sulla moglie, sulla disgrazia. Ho scritto fedelmente quello che mi avete detto voi, signorina mia, né più né meno. Potete vederlo voi stessa, del resto, leggendo il giornale. Dovete capire, scusate, l'attenzione che ho voluto avere per voi. Sono venuto fin qua per sapere come devo regolarmi contro il reclamo e la minaccia del signor console. Ma non ha nulla da reclamare! Nulla da minacciare lui! Ma tanto meglio allora, tanto meglio. Oddio, mi sento male! Signorina! Sto male! Sto male! Ma di cara, chiami la signora! Signora! Signora Noria! Signora Noria! Signora Noria! Oddio, no! Mi pare che si potrebbe finire.
di tormentare questa povera disgraziata. Ma non lo dite a me, caro maestro, che sono tanto addolorato. Ma questo è niente. C'è purtroppo un altro guaio che la signorina ancora non sa. Un altro guaio? Ma sì, è meglio che ve ne avverta. È venuto lui stesso a dirlo in redazione, il console. Ma mandatelo al diavolo! Eh no, aspettate, non me ne dovrei vantare, ma colossale, è stato veramente colossale. Per favore, Effetto del mio pezzo. Pare che la fidanzata del giovanotto, per cui la signorina Silvia Drey ha tentato il suicidio, abbia mandato a monte il matrimonio, capite? Ma sì. E il rimorso del suicidio, per come l'ho raccontato io, gli ha fatto perdere la testa. Al tenente di Vascelli. Lui si chiama La Spiga, ha perduto totalmente la testa, è venuto a dircelo al console. E come lo sa lui? Gliel'ha detto il padre della promessa sposa. Un bellissimo imbroglio. E già, anche per voi, maestro, che vi ci trovate in mezzo. Io? E io, come no, mi ci trovo in mezzo pur io, minacciato di una querela. Ma scusate, ma questo padre della fidanzata... Ah, fa il diavolo a quattro, perché sì, sulle prime la figlia si è indignata, ma poi capirete, alla vigilia delle nozze, pianti, convulsioni, disperazione, uno scombusso lamento. E siccome il console conobbe là a Smirne questo La Spiga ed ebbe là la signorina Ersilia Drey come istitutrice... È andato a chiedere informazioni a lui. Pare. Figuriamoci come gliel'avrà date. La incolpano anche della morte della bambina. Scusi, no. Ersilia, dov'è? È qua. Dov'è? Ma come? Ma chi è lei? Sono Franco La Spiga. Quello per cui... Ah, il signor La Spiga. Eccolo qua. Qua anche lei. Sono stato all'ospedale, era uscita. Sono corso subito al giornale dove ho saputo. Chiedo perdono. Lei è lo scrittore Ludovico Nota. Io? Eccolo. E lei? Io. Ma com'è, per Dio, lo sanno tutti allora? Maestro, voi vi scordate chi siete. Ma fatemi il piacere. Ma il vostro gesto ha fatto chiasso. Che gesto, Dio mio, mi dicano. Non è dunque qua. Ma non mi sono mica inteso di metterla in piazza io. E di mettermi in piazza con lei. Ma no, ma che dite? Ma dico che mi sono seccato di tutto questo chiasso. Lei può credere che la signorina è qua da appena un'ora? È qua. E dove? Dove? Sono andato io a prenderla all'uscita dall'ospedale. Non sapeva dove andare, le ho offerto ricetto in casa mia. Pronto questa sera ad andarmene a dormire all'albergo. Io le sono grato. Ma perché m'è grato? Perché non sono più un giovanotto? Per questo m'è grato. Ma insomma, finiamolo, che cosa vuole lei qua? Io? Riparare, signore. Riparare. Gettarmi ai suoi piedi. Farmi perdonare. Alla buon'ora, bravo. Questo è da galantuomo. Devo pensarci anche prima, mi pare. Ha ragione, sì, non pensavo. Avevo voluto scordarmene. Ho passato giorni. Ma dov'è di là? Me la lascino vedere. Ma non vorrei che in questo momento... No, mi lasci parlare con lei, per carità. Ma sarebbe forse meglio prevenirla. È a letto. Perché forse la gioia... Ma sta ancora male. Sta ancora male. È svenuta poco fa. Ma l'emozione, capite, potrebbe... Io non pensavo. Non credevo che quel sogno... Dio mio, questa fine... D'un colpo, attraverso la mia vita, me l'ha spezzata. Tutte quelle grida di giornalai... Mi sono sentito come afferrare, gettare a terra... Grida. Anche per la scala, gli inquilini. Corsi subito all'ospedale. Non me la lasciarono vedere. Che male ho fatto a tutti. Io vedo che tutto il mondo è pieno del male che ho fatto. Me ne sento schiacciare. Ma sì, devo riparare. Ma sì, bravo. Non ci vuole altro, è la soluzione migliore. E io ne sono felice, maestro. Sì, per carità, che ha sentito tutto. Che ci sono qua io. Tutto si etreva, tutto si contorce. Minaccia di buttarsi dalla finestra se lei entra. Ma come, perché? Non mi perdono. Ma come, anzi, dovrebbe... Ma no, è un angelo, dice che non vuole. Che cosa non vuole? Dice che lei deve tornare dalla sua fidanzata. No, è finito.
È finito tutto con quello. Non vuole che adesso per lei sia fatto male a un'altra ragazza? No, a chi? Se è lei. Lei adesso la mia fidanzata. Non vuole più saperne. Ma se sono venuto qua per farmi perdonare, per compensarla di tutto il male che le ho fatto. Zitto, zitto, per carità, non si faccia sentire. Vada, vada lei a dirglielo, a persuadermi. Sì, mi pare la riparazione giusta. Le dica che non pensi più a nulla, che io ora sono qua per lei, che il mio dovere prima di tutti è verso di lei e che non faccia nulla, per carità, contro questa fortuna di poter riparare a tempo. Vada, vada! Lo fa per quell'altra. Se già sconcluso tutto con quella, tutto finito. E non vuole, non vuole. Ma come non vuole? Io ormai non posso più tornare indietro. Per me stesso non posso. Perché ora tutto mi è rivenuto avanti. Il passato è già la rievocazione. È una cosa che, Dio mio, non so come. Mi pareva tanto lontana, tanto lontana. Come sognata. Tanto che non so. È come se non fosse stata vera quella notte lì. Quella promessa. Le promesse che si fanno perché sì, perché allora si devono fare. E poi passa tutto. Sì, credetti. Credetti di non dover più farmene scrupolo e che lo potessi. Nonostante le lettere che ricevevo da lei e che distruggevo come cose non serie. È incredibile. È incredibile come abbia potuto mentire. Mentire a me stesso. Fare quello che ho fatto mentre per lei la mia promessa valeva. Era tutto vero. Vero. E non quasi un sogno come già per me. Tanto vero che arrivata qua, il mio tradimento adesso, lo capisco, è stato per lei come per me, che l'ho toccata fra tutte quelle grida d'un colpo. La durezza della realtà, che riviene d'un tratto avanti, schianta. Annienta. Niente, no. In questo momento non è possibile. Come non è possibile? Che dici? Mi ha promesso che la vedrà domani. Oh mio Dio, ma io questa notte impazzisco. No! Ma non è possibile, le dico. In questo momento non è possibile. Non dormo da tre notti. Me ne lascino dire almeno una parola, per carità. Ma è inutile insistere, sarebbe peggio per lei. Ma perché? Ma la lascio riflettere questa notte, io le ho parlato di lotte. Ma perché non vuole? Se dice per quell'altra è tutto finito, ma scusi! Ha voluto uccidersi per me! Perché non vuole? Ma santo Dio! Lasci che si calmi, no? E si calmi anche lei. Non posso, non posso. Io avrei fiducia che domani si persuaderà. Intanto vada lei, non la lasci sola, per favore. Ma come andiamo? Venga, venga, si calmi. Ma io credevo che anzi con la mia venuta nel potessi. Non volevo farle niente di me. Volevo soltanto dire. No, voglio andarmene. Voglio andarmene. Ma dove? Dove vuole andarsene? Non lo so. Andarmene. È una pazzia. Sparire. Giù, in strada, non so. No, non glielo lascerò fare. Io non voglio più restare qua. Perché? Perché non voglio più vedere, non voglio più sentire nessuno. E va bene, vuol dire che lei domani non lo vedrà. No, nessuno, mi lascia andare. Nessuno, lo dirò io al signor Nota, non dubiti. Ma che colpa ne ho io se mi hanno salvata? Colpa? Ma che dice colpa? Mi accusano. Ma no, chi l'accusa? Tutti. Non ha sentito. Ma sei venuto per farsi perdonare. Ma che perdonare? Io ho parlato di lui perché credevo di dover morire. Basta, mi lasci andare. E va bene, basta, lei lo dirà domani al signor Nota. Volevo restare qua in pace. Perché non può restare se vuole? Perché vedrà che lo faranno seccare, stancare. Il signor Nota l'ha detto. No, non credo. Ha la testa un po' per aria, ma è buono. Vedrà. Che è buono in fondo il signor Nota. Sì, ma c'è quell'altro. Chi? Quell'altro che io non volevo nemmeno nominare. Ha già minacciato una querela al giornale. Il console. Lui non mi lascerà più in pace. Oh, su, via, si calmi. Ci penserà il signor Nota a metterla a posto quest'altro. Ma che vuole che le faccia, infine, dopo il modo con cui l'ha trattata? Su, via, si calmi. Lo vede che non si regge neanche in piedi. È vero. Oddio, cosa devo fare? Ritorni a letto, sia buona. Io le porterò qualche ristoro e poi riposerà tranquilla. Sì. Ma lei capisce che io sono così come lei mi ha veduta e... Non ho nulla. Nulla con me. Avevo l'albergo dove ero scesa, una valigia, ma...
Non so cosa ne sia più, l'avranno sequestrata. Penseremo domani a ritirarla, non si dia pena. Manderò o andrò io stessa. Ora su, vada, vada a letto. Pensa tutto io. Torno subito, faccio presto. Già. Ma ora... ora sono nuda. La strada. La signora Onoria è di là con la signorina. Sapete com'è stata la signorina questa notte? Male, ha sofferto tanto. Credo che non abbia dormito mai, e neanche la signora. Se avessi potuto parlarle ieri sera. Entrate piano piano e dite alla signora Onoria che ci sono qua io. Sì, signore. È arrivata a posto? Sì, signore, lì sulla scrivania. Grazie. S'accomodi, s'accomodi intanto. No, grazie, non posso stare seduto. Guardi, legga, legga. Una smentita, dice uscirà domani. Che nottata. E che fa, non viene? Se potrà, sa che c'è anche lei, l'ha supposto. Non la turbi, per carità, s'era un po' assopita in mattinata. Ah, ecco questo chiasso della via. No, è entrata la donna a dire che c'era lei con un altro signore e si è svegliata. Ho temuto tanto che s'opponesse come ieri sera. No, difatti, ha detto che le vuol parlare. Bene, si sarà persuasa. Se non è ancora persuasa, vedrà che la persuaderemo noi. Ho i miei dubbi su questo. Ieri sera, come se ne sono andati via loro, se ne voleva scappare. Scappare? E dove? Perché scappare? E chi lo sa? Via! Ho dovuto tanto lottare per trattenerla. Ma io non so come l'abbiano fatto uscire dall'ospedale, non è ancora guarita. Veramente finché è stata con me, scusa. No, che ha sofferto pene d'inferno a sorreggersi, a non far parere che soffriva. Teme tanto che lei si stanchi. Io? Ma no, ora piuttosto... Ma sì, sì, la guarirò io, la curerò. La curerò io. Beh, vado di là un momento a riposarmi, non ne posso più, casco dal sonno. Sì, vada. Oh, guardi, se c'è bisogno di me mi facciano chiamare, eh? Va bene. Guardi che la poverina non ha più nulla con sé. Gli hanno sequestrato la valigia all'albergo, in questura, non lo so, bisognerebbe incaricarsi di ritirarla. Va bene, ci penseremo. Ma presto, oggi stesso. E si deve pur comparire, no? Ci pensa lei. Ci penserò io. Credo sarebbe meglio ci pensasse lei, signor Noto. E va bene, ma aspettiamo che lei dica. Sia buono, per carità. Ma vi piace, adesso è lei che me la raccomanda. Ma che ieri ho fatto... Ieri io non lo sapevo. E mi pare, Dio mio, come quando per strada si vede tra una frotta di canacci. Capitare sperduto una bestiolina che tutti non si sa perché, più è mansa, più le saltano addosso, le addentano, la strappano. È così smarrita, avvilita, poverina. Ma che a me capirà fare adesso tutta un'altra cosa. Chi lei? Ma tutta questa storia che mi ero immaginata finita e così diversa. Non si potrebbe dar di peggio. Prima il giornalista con la sua cronaca, ora qua il signore, e poi quel signor console, ancora tra i piedi che protesta. Ha letto sul giornale, no? Il console Grotti è dunque qua. Qua anche lui, qua tutti. E pare che il padre della sua fidanzata sia anche andato a trovarlo. Il padre della mia fidanzata è perché? Ma non lo so, per chiedere informazioni. Ma che cosa pretendono ancora? Dopo avermi chiuso la porta in faccia! Ma come? Anche il console Grotti si è messo contro di lei? Tutti contro di lei! Pare, anzi, è certo! Capirà! Io vivo qua, assalto in quello che scrivo! Io vorrei sapere per quale ragione il console Grotti... Ma lo saprà lui! Per conto mio, le dico io, mi ero interessato a un caso di vita, cose, persone, naturalmente come me le ero immaginate. E adesso tutto questo strascico, tutto questo arruffino. Sì, insomma, dico, ecco, m'ha guastato tutto, va bene? Per fortuna adesso c'è qualcuno. Ma sì, ci sono io. Bene, allora io vado, vedano un po'. Sì, vada.
Penso di riportarmela lontano. Ho modo con le mie aderenze. Oh, sì, sì, lontano, lontano! Ma non si esalti troppo! Ma non vede che cosa capita? Già. Ma lei pare ne sia la prova più disgraziata, la di... Sì, ma perché? Perché appunto per non esaltarmi troppo, come lei dice... L'ho tradita tradendo prima di tutti me stesso. Ho lasciato il mare, per affogare così qua nel pantano della vita ordinaria. Purtroppo sa un certo punto. Ma no, no! Quando ci lasciamo persuadere che non è possibile vivere come si è sognato e che è difficile, inattuabile, quello che nel sogno ci pareva facile. Facile tanto che si toccava. Ma perché in certi momenti, caro signore, l'anima si libera di tutte le miserie comuni. Ecco, sì, signore. Balza su dai piccoli ostacoli dell'esistenza quotidiana, non ne avverte più i minuti bisogni e si scrolla di dosso cure meschine, mediocri doveri. Benissimo. È così sciolta, così libera, respira, palpita in un'aria fervida, infiammata, dove anche le cose più difficili, le dicevo, diventano facilissime. E tutto è fluido e agevole, come in un'ebbrezza divina. Ma sono momenti, caro signore. Perché l'animo nostro cede, non sa resistere, ecco perché. No, perché lei non sa che dei tiri le giuoca e che scherzi le combina, che graziose sorprese le prepara intanto la sua anima, respirando, palpitando nell'aereo fervore di quei momenti. Sciolta ad ogni freno, destituita ad ogni riflessione, accesa, abbagliata in quella fiamma di sogno. Lei non se ne accorge, ma un bel giorno, anzi, un brutto giorno. Si sente tirato giù. Ecco, sì, signore. Ma non bisogna cedere, appunto. Non bisogna lasciarsi tirar giù. E perciò le dico che voglio ritornarmene là, lontano. Riportarmela dove lei seguitò a vivere, aspettandomi. Lieta, fidente, in quella luminosa felicità di sogno che a me, per un oscuramento di tutto, dello spirito, della coscienza, m'è parsa come una follia di cui fossi rinsavito, compiacendomene, come se avessi dato a me stesso una prova di saggia disinvoltura. Ecco, ecco, ma ora sento che mi si è rifatto quell'animo, mi sono ritrovato e lo debbo a lei. Lei non si esalti. Vedrà com'è caduta. La rialzerò. La rialzerò. Eccola. Oh mio Dio. Ci rinunzio, signor Nota. Io non volevo neanche questo. La sua proposta. No, rinunzio a tutto. A tutto. Ma che cosa dice? Guardi chi c'è qua. Ersilio. Ersilio. Lei... Chi chiama? Lo vede chi sono? Come sono? Io vedo che ti sei ridotta così, ma sei la mia Ersilia. La mia Ersilia. Ritornerai ad essere la mia Ersilia. Ma mi tocchi, non mi tocchi, mi lasci. Ma come mi dai del lei? Tu che devi essere mia, mia, come già fosti mia. Questo è uno strazio veramente insopportabile, ma come devo dire, Dio mio, come devo far capire che per me doveva essere tutto finito? Ma se non è finito, vedi che non è finito, se io sono di nuovo qua con te. Quello che lei fu per me là non può più essere ora. Ma sì, sì, perché sono lo stesso. No, anche per la ragione, glielo dico io, che io e Dio mio se ne potrebbe anche accorgere. Io non posso più essere la stessa. Ma non è vero, ti volesti uccidere per me, lo dicesti. E allora? E allora?
Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non per te. Ho mentito. Hai mentito? Sì. Dissi una ragione, l'ultima, che in quel momento era vera e ora non più. Non più? Perché non? Perché io per mia disgrazia ora vivo. Sono viva ancora. Per tua disgrazia? Ma è una fortuna. Oh no, grazie, bella fortuna. E mi vorreste condannare a essere quella che voglio uccidere, no? No, basta con quella. O lasciatela stare con la ragione che dissi allora quella. E che ora non vale più, né per te né per me. Basta. Ma perché non vale più? Se per quella ragione volesti morire. Ecco appunto. Morire. Finire. Non sono morta. Non vale più. Come se io non potessi rimediare. Posso? No. Ma come no? E allora quella che era per te ragione di morire deve essere al contrario adesso. Ragione di vivere, mi pare. È così. Sono qua per questo. Stento persino a riconoscerti. Non mi fate impazzire. Non stenti forse anche tu a riconoscere me? Ma no, no. Perché ti pare così? Ma neanche gli occhi, la voce. Mi parlavi con codesta voce. Mi guardavi con codesti occhi. Io ti vedevo. Chissà come ti vedevo. Tu mi allontani, Ersilia. Mi fai dubitare di me. Di te. Ma perché non puoi capirla tu? Questa cosa orribile di una vita che ti ritorna come. Come un ricordo. Che invece d'esserti dentro ti viene. Ti viene inatteso da fuori, ma così cambiato che stenti a riconoscerlo. Non sai più trovare il posto in te, perché anche tu sei cambiato e non riesci più a risentirti vivo in esso, pur vedendo che sì, sì era vita tua, come tu forse eri, ma non per te. Come ti muovevi, come parlavi, come guardavi, nel ricordo di quell'altro senza essere tu. Ma sono io, Ersilia. Io che torno ad essere quello. Che voglio di nuovo essere quello per te! Ma non puoi, Dio mio, non capisci! Perché ora vedendoti, sono certa che non sei mai stato quello. Io? Perché ti meravigli? Mi sono accorta che ora sentendomi parlare, anche tu hai avuto la stessa impressione. Sì, è vero, ma perché ora dici cose che... Che sono vere! Perché non te ne vuoi approfittare? Tutti possono approfittarne, io solo no. Per te non è colpa. Che cosa, Dio mio, non è colpa? Quello che tu hai fatto a me. Ma come non è colpa? Sono qua per questo. Nella vita... Nella vita si fa, si può fare. Ma ne vengono rimorsi, come quello che io sento, che è un vero rimorso, sai? E non un semplice dovere che io riconosca verso di te. Ma se viene a sapere che io non sono quella che tu credevi e che te eri immaginata. Oh mio Dio, ma cosa dici? Anche lei, signor Nota, un'altra. Ma io le giuro che avrei fatto qualsiasi cosa io per essere quella che lei si era immaginata. Per lei sì, potevo, perché si trattava di vivere nella finzione della sua arte. Ma no, signori, la vita, ecco qua, la vita che me l'ha tolta, vede, non mi vuole lasciare. M'ha preso con i denti e non mi vuole lasciare. Eccoli qua tutti di nuovo addosso a me. Ma dove me ne devo andare? Glielo ho detto. Bisogna che a poco l'animo della signorina si ricomponga. Mi vuole tormentare anche lei adesso? Io?
No, al contrario. Ma se lei lo sa, che non è più possibile. Ma perché no, scusi? Per lei che l'aveva intuito così bene, può non essere nulla. È stato anzi un piacere intuirlo. Ma pensi che quello che lei suppose d'un'immagine della sua mente, io lo soffersi nelle mie carni, che subirono l'onta, il riprezzo. Glielo dica! Glielo dica quello che ho fatto, perché se ne vada. Ma niente affatto, perché nessuno le può far colpa di questo. Allora glielo dico io. Sappia che mi sono offerta per la strada, al primo che passava. La disperazione. Alla vigilia del suicidio, ha capito? Sì, sì. La mattina dopo si avvelenava in un pubblico giardino perché non aveva nella borsetta neanche tanto da pagare l'albergo, ha capito? Ho capito, e questo fa crescere il mio rimorso. L'obbligo per me di ricompensarti di tutto il male che t'ho fatto! Ma no, tu! Io e chi altri? Mi volete proprio far dire tutto? Tutto? Anche quello che nessuno confida più neanche a se stessa. Misurai freddamente lo schifo provato, per vedere se avrei potuto resistervi. Mi passai la cipria sul viso prima di uscire dall'albergo con il veleno nella borsetta dentro un tubetto di vetro. Ne avevo 3 di quei tubetti nella valigia. Istitutrice, mi servivano a un bisogno per disinfettare. Incipriandomi mi guardai proprio come lei ha supposto. Nello specchietto abilico dell'albergo, sul canterano, non prima soltanto, ma anche dopo quella prima prova, uscendo per uccidermi. Sì, ma sui sedili di quel giardino fino a un minuto prima io non lo sapevo. Non volevo saperlo che l'avrei fatto. Avrei potuto benissimo, invece, come niente, ritentare la prova se il caso lo avesse voluto. Se fosse passato qualcuno a cui fossi piaciuto o che mi fosse piaciuto, io non lo so se mi sarei più uccisa. La cipria me l'ero data. E anche un po' di rosso alle labbra. E mi ero messa apposta questo abitino celeste. Ma del resto, scusate, se io ora sono qua, che vuol dire? Vuol dire che l'ho vinto, quello schifo, dopo averlo paragonato con la morte. Non sarei qua con uno che mi ha scritto senza conoscermi, offrendomi ricetto. Senti, io lo so. Lo so perché parli così. Perché provi codesta volontà di dilaniarmi. Io, voi altri! Lo vedi? Lo sai dire? La senti come la crudeltà degli altri? E allora perché vuoi che uno, almeno di questi altri, a cui sei ridestata la coscienza, non ripari a codesta crudeltà? E come? Infliggendomene ancora? Ma no! Io ti dico che finsi. Ti dico che ho mentito. Ti dico che non è vero e te lo ripeto! Non sono stati gli altri! Non sei stato tu! La vita è stata! Questa vita che mi dura. Io che disperazione. Senza che mi sia potuta mai consistere in qualche modo. Ma che altro devo dirti per allontanarti? C'è il signor console Grotti. Ecco, non me l'aspettavo. Vuol parlare con me? Ci sono qua anch'io. Chiedo della signorina. Sì. Sì, lasciatemi parlare con lui, vi prego. È meglio. È meglio che ci parli. Quanto prima, tanto meglio. Venga avanti, signor console. Il signor console Grotti? Il signor Ludovico Nota? Conosco di fama. Ha avuto la bontà di volermi con sé. Il signor La Spiga, lei lo conosce. M'ha conosciuto in ben altro tempo. Ma io ora sono qua. Per carità, non parlo. No, guardi. Guardi quella che io là le chiesi in moglie. La prego di non aggiungere altro. Non aggiungo altro. Le basterà questo stegno, lo stato in cui la ritrova, per spiegarle le ragioni per cui mi trova qua. Ma lasci il mio stato.
stato. Io l'ho appena detto che lei non ha nessun motivo di rimanere qua e mi piace ora ripeterglielo davanti a lui e che lui sappia che questo mio sdegno è appunto per codesta sua ostinazione a non volerlo capire. Sì, ti piace ripetermelo, perché sai che il padre della mia fidanzata è andato a trovarlo. No, io non lo so. E lei? Lei gli ha parlato di me? No, signorina, gli ho promesso che sarei venuto a parlare a lei. È inutile, sa. Mi lascino parlare da sola con lui. Io la prego, signor Nota. Per me io... No, no, aspetti. Io me ne vado. Ma voglio dir prima qua al signor console perché lo riferisca a chi vuol saperlo che è inutile. Inutile perché non deve dirlo lei, ma devo dirlo io. E questo lo sostengo fermamente, anche davanti a te. Finora ho pregato, supplicato. Mi sono rassegnato a sentirti dire, straziandomi, le cose più crude. Ma ora basta, basta. Ora ti parlo anch'io diversamente. Tu sei padrona ad allontanarmi. Ma questo non vuol dire che io debba ritornare a chi, dopo aver provato giustamente, come chiunque, leggendo la tua storia disgraziata, sdegno e vergogna della mia condotta, fino a chiudermi la porta in faccia, ora si pente. E manda qua ambasciatore. Ma non sono qua per questo. Io le ho già detto che la sua condotta a mio riguardo non è affatto la causa di quel mio atto disperato. Ma non è vero. Ma come non è vero? C'è qua il signor Nota testimone. Ma che tu l'abbia detto, sì. Le cose più orribili mi ha detto di sé. Quelle che nessuno confida neanche a se stesso. Ma io ho la mia coscienza. Anche se la tua, per il male che puoi avermi fatto, ti impone di respingermi. E la mia coscienza, per qualunque cosa egli possa dirti, o che tu possa dirgli, mettendovi d'accordo nell'interesse d'altri, non cangia! Ecco, volevo dirti questo e ora andiamo. Io so che lei, signor Nota, è con me e m'approva. Arrivederla, signor console. Arrivederla. Io intanto andrò per quella sua valigina. Spero di riportargliela presto. Sì, grazie. E mi scusi, signor Nota. Non dica, non dica. Arrivederla. La riferisco. Mentire così puerilmente. Ma uccidermi davvero? E perché? Mentendo poi, perché farti anche quest'altro rimorso? No, no, non è per me, non ha inteso, dice che non lo fa per me. Gliel'ho gridato in faccia, ti giuro che gliel'ho gridato in faccia d'aver mentito quando ho detto che mi uccidevo per lui. Ma se non ci crede, non vedi che non ci crede? E che posso farci io? Non glielo farà credere il rimorso che deve avere anche lui. Hai il coraggio di parlare dei rimorsi degli altri? Lo so. Lo so, tu non lo ammetti, perché il coraggio di uccidermi io l'ho avuto e tu no. Io uccidermi? No, no, stai tranquillo, perché non sono stati rimorsi neanche per me. Tu i tuoi te li puoi sostenere, hai da mantenerti tu. Io mi sono trovata in mezzo a una strada, nuda, e allora sai, è più difficile, quasi impossibile. Ma salì nella disperazione della bambina, per questo potevi farlo. E non potesti fare a meno di mentire neanche a lui. Ma quasi senza volerlo, perché era pur vero che lui si era promesso a me, là. Sì, per il scherzo. Non è vero, e quant'anche doppiamente vile allora, perché poi senza sapere nulla di quanto avvenne là dopo la sua partenza tra te e me, qua si era fidanzato con un'altra e stava per sposarla. Ma tu lo sapevi quello che era avvenuto fra te e me e hai mentito. E non era peggio quello che stava per fare lui? Che senza sapere nulla della mia indegnità mi tradiva qua tranquillamente sposando un'altra. Ma se questa è la prova che lui là non aveva fatto sul serio. Non è vero, non è vero, l'ha detto. E non sarebbe così ora, come tu stesso hai veduto. Ma tu lo dici per te? Perché ti conviene supporlo. Per trovare una scusa a quello che facesti là dietro le sue spalle appena partito. E tu hai fatto tutto questo chiasso ora qua per impedire che gli sposasse un'altra? No! No, non ci ho pensato nemmeno. Non ho detto quando credevo di dover morire, non ho voluto impedire nulla, io non voglio, non voglio. Ma se non avessi trovato qua il suo tradimento, se l'avessi trovato libero e disposto a mantenere la promessa. No, no, non avrei.
avrei ingannato, ti giuro sull'anima della bambina, che non lo avrei ingannato, non andai nemmeno a cercarlo, te lo può dire lui stesso. E fu per questo tradimento che da parte sua è stato un vero e proprio tradimento, che potei dire quella menzogna, che mi uccidevo per lui. Non andasti a cercarlo? No. E come sapesti allora del suo prossimo matrimonio? Andai là, al Ministero della Marina. Lo vedi se non andassi a cercarlo? Ma tu devi ringraziarmi. Di che? T'essere andato a cercarlo? No! Che mi sentì cadere di tentazione di vendetta appena mi dissero là del suo prossimo matrimonio e che non era più in Marina. Ma tu credi di cogliermi in fallo con un'intenzione d'inganno salendo le scale di quel ministero? Ma tu non sai con quale animo io salivo quelle scale, arrivata qua sperduta, scacciata da tua moglie in quel modo, dopo la sorpresa, in quel terribile momento, tra le grida della gente che aveva raccolto la bambina precipitata dalla terrazza, ero disperata, come una mendica ero, che non veda più altro scampo che nella morte o nella pazzia. E come una pazza andavo da lui per dirgli tutto, tutto! Di noi due! No, di te che dopo la partenza ne approfittasti! Io sono! Sì, di come ero rimasta! Bada che dico tutto adesso io, tutto, quello che nessuno ha avuto il coraggio di dire, le cose brutte di chi non pensa di rialzarsi più, di coprire la sua più intima vergogna. Tu mi afferrasti ancora calda nel fuoco che mi ha acceso lui delle carni, quando una volta presa non potevo più stare. E nega che ti morsi, nega che ti graffiai il collo, le braccia, le mani. Non è vero? Non è vero, mai fosti tu. Prima sì, ma dopo. Mai. Ma fermavi il braccio di nascosto. Non è vero. Non è vero, bugiarda, vai perfino punto con l'ago una volta alla spalla. Perché lei non mi lasciava tranquilla. Ma guarda. Lei dice adesso. Io ero la serva. E dovevi ubbidire. La carne ubbidiva al cuore, no, mai. Io sentivo odio. Piacere sentivi. No. Odio, quanto più mi davi piacere. Dopo t'avrei sbranato come la mia stessa onta. Non consentì mai, col cuore che mi sanguinava dopo, di prenderne lo stesso piacere, tradendolo il mio cuore come una ladra svergognata. Mi guardavo le braccia nude e me le mordevo. Cedevo sempre, ma io sentivo dentro di me che il mio cuore, no, non si concedeva. Oh, infame! Tu mi levasti col vizio l'unica gioia della mia vita che ancora non mi pareva vera, la felicità di sentirmi promessa. Mentre lui qua stava per sposare un'altra! Lo vedi dunque? Canaglia tutti! E mi viene a dire in faccia che sono io. Io. Perché non ho mai avuto la forza di essere qualche cosa. Dio mio, neanche una cosa che so, di creta, impastata con le mani, che se di casca si spezza e a terra almeno i rottami ti dicono che era una cosa che ora non è più. La mia vita, un giorno dopo l'altro, e mai nessuno che abbia potuto essere mio. Io, tutte le cose come m'hanno voluta l'avventura, strapazzata di qua e di là, dilaniata, senza potersi mai raccapezzare, mai niente che mi facesse dire ci sono anch'io. Ma tu che vuoi ora da me? Perché mi comparisci davanti? Perché hai parlato. Ecco perché. Per quello che hai detto. Per quello che hai fatto. Hai voluto morire. Mi dovevo stare zitta, lo so. Una pietra sopra a Dio. Una pietra! L'hai buttata invece con fracasso come su un rigagnolo la pietra. E l'acqua e il fango schizzando ci ha imbrattato tutti. Ne abbiamo tutti addosso. E il fango non scorre più. Ti sei fatto come un pantano attorno. E volete che vi affoghi io sola, eh? Per rimettervi voi a scorrere nella vita di tutti i giorni. Lui, dopo scoperta la mia vergogna con te, ritornando alla sua fidanzata. E tu agli affari del tuo consolato.
ma a tutta la mia vita, che tu, maledetta, hai invidiata per un momento confondendomi. Ma che credi? Che io sia tutto in quella stupidaggine d'ozio, di un po' di vizio che ho speso con te e che mi doveva costar tanto l'infelicità di tutta la mia vita, la morte della mia bambina. Fosti tu, fosti tu, io sempre davanti, sempre quella seggiola che non mi desti il tempo di riportarmi giù dalla terrazza dove ero salita con la bambina. Perché c'eri salita? Il tuo posto era lì, accanto alla stanza dove mia moglie dormiva malata, per essere pronta ad accorrere se lei ti avesse chiamata. Che te ne andasti a fare sulla terrazza? Io lavoravo e la bambina giocava. No, ci andasti apposta perché io venissi a cercarti. Oh, vile! Tu mi avresti cercato anche là, nella stanza, accanto a tua moglie. No, no, e negalo, no, come non l'avessi fatto altre volte allora, tanto non sentendomi protetta neanche lì. Perché volevi anche tu? No! Perché avrei finito dietro le tue tentazioni, le tue insistenze per volerlo anch'io! Ecco, così devi dire! Esasperata per non farlo sentire di là tua moglie! Ah, sono certa ora che una voce mi parlava dentro, mi diceva di quella seggiola di non lasciarla lì, perché la bambina avrebbe potuto salirci e precipitare dalla ringhiera. Non ne potete dare ascolto a quella voce, perché tu ti ricordi come un bruto dalla porticina del terrazzo insistevi, insistevi! E ora me la sogno sempre! La vedo là con la seggiola, nel sogno mio l'incubo, non faccio mai in tempo a levarla! Ero come lontano da me, sempre tutto per gli altri. Non pensavo che a lavorare per colmare il vuoto che sentivo nella mia vita, della casa come la sognavo e che non avevo potuto avere, per la donna in cui mi ero incontrato, triste, infernice, sgarbata. Venisti tu. Come ti trattai da prima? Come ti trattai? Perché avevo bisogno, quanto più mi sentivo angosciato da tutta la tristezza della mia vita, di far bene agli altri, di prendermi io tutto il peso perché gli altri vi respirassero leggeri nella vita. Per questo bisogno di renderla bella agli altri almeno, perché io potessi goderne, io, che non potevo. E come ti dipinsi agli occhi di lui, là, quando venne in crociera, che cosa non gli dissi di te per farti bene, perché egli si innamorasse. Fui anche più affettuoso che mai allora verso mia moglie perché anche lei fosse contenta e disposta a favorire il vostro innamoramento, la buona riuscita di quel mio disegno per la tua fortuna, fatto solo per il piacere che mi sarebbe venuto dall'avertela procurata io, quella fortuna. E quando vi vidi tutte e due innamorati, no, no, non fu perché compresi che vi eravate abbandonati troppo, che tu ti eri data a lui, no. Questo indignò mia moglie, non me. Le fece perdere ogni stima di te. Ma non mi ero mai data ad altri io prima. Fu una vertigine la sera prima che partissi. Lo so. Compatii. Non pensai neppure di fartene una colpa. E non me ne sarei mai approfittato se tu... Io? No, non che lo abbia voluto. Ma... Non lo so. Come mi guardasti una sera nel levarci da tavola. Perché tu non credevi. Io sentii che tu non credevi che io avessi potuto essere così buono con te unicamente per fare la tua felicità. Ecco. Ecco. E per non credere questo, guastasti tutto. Perché avevo più che mai bisogno io che tu credessi per mantenermi, per vincere ogni tentazione. Ma non mia! Non mia. No, mia, mia, mia stessa. Ma se tu avessi creduto al mio disinteresse e alla mia bontà, che era pur vera, l'uomo non si sarebbe destato in me all'improvviso, con tutta la sua fame disperata. E anche ora che ti rivedo,
dopo che hai seminato la morte, la discordia insanabile tra me e quella donna. No, sai. Che vuoi? Voglio che tu pianga. Che tu pianga con me. Con me il male che abbiamo fatto. Dio, di quanto l'ho pianto! Non voglio essere solo a sentire lo strazio della morte della mia bambina. E che tu debba rimetterti con lui, come se questa cosa orribile non fosse stata. No, no, questo non sarà mai. Io resterò qua con chi mi ha accolta, te lo prometto. Ma non ti sarà possibile. Perché egli è già d'accordo con quello. Sono andati via insieme, non hai veduto? Si sarà a quest'ora seccato di te. E non gli parrà vero di credere che sarebbe una follia se tu non accettassi ora il pentimento di lui e la riparazione che gli ti offre. Ma se gli ho detto che non la voglio! Sì, ma come una tua ostinazione irragionevole che né l'uno né l'altro possono accettare. La vera ragione per cui non vuoi non gliel'hai detta. Ebbene, se occorre gliela dirò. E allora gli parrà così laido quello che hai fatto, la menzogna che hai detto, lo scompiglio che hai portato con essa, un matrimonio truccato alla vigilia, lo scandalo, la pietà carpita, la commiserazione di tutti. È vero. È vero. Ma io non volevo tutto questo. L'ho detto anche a lui, che ho parlato, che ho mentito perché credevo di dover morire. Non sono cose che si possono dire queste. Troppo brutte. Sì. Laide. Ce le siamo potute dire noi adesso. Perché vergogna comune, ma... Ma come puoi tu? E perché vuoi che si scopra? Io. Io mi sono sentito rivoltare dalla tua menzogna. E come ho saputo da quel padre ciò che s'aveva cagionato, l'indignazione di quella fidanzata, il rimorso di lui, il proposito di riparare. Non so come abbia fatto a contenermi davanti a quel vecchio. Sono corso al giornale a smentire per quel che mi riguardava. E non sai il furore che si accese nell'animo di mia moglie leggendo quel giornale. Voleva correre lì, in casa della fidanzata di lui, per svelare tutto. Perché è stata scacciata di casa. Come eravamo stati sorpresi da lei. Le ho dovuto promettere... assicurare che quel tuo inganno sarebbe stato comunque sventato e che almeno a quella famiglia sarebbe stata ridata la pace. Capisci? Capisco. Capisco. Sta bene, vattene. Sarà fatto. Che vuoi fare? Dici che bisogna farlo. Lo farò. Sei più disperata di me. Come ti sei ridotta? Come ti sei ridotta, Ersilia? Ersilia! Lasciami! Stringiamo insieme la nostra disperazione. No, ho bisogno di te. Siamo due infelici. Vattene. Senti. Vattene. Sei. Thank you.
uscita col signor Nota per la valigia. A lui non han voluto darla. Pare che il signor Nota voglia tenersela con sé e lei non vuol più saperne di quello. Ma io ho visto che gli uomini l'hanno abbracciata tutti e tre. Anche il console. Ma che etro ha visto, non è possibile. Le ho sentiti gridare quando sono rimasti soli. Lei è il console e non sei riuscita a capire. Sono stata mica a origliare. Passando per la saletta ho sentito che gridavano e basta. Ma più lei che lui. Sarei curiosa di sapere che altro pretende da questa poverina. E che cosa è venuta a fare qua? Dopo che è andata a protestare contro di lei al giornale, minacciando una querela. Non vorrà che rifaccia pace col fidanzato. E con qual diritto lo può pretendere lui? E lei purtroppo a non volerlo, e per me fa male. Preferire di restare qua con un vecchio mezzo matto. Che si è seccato, che si è seccato. E credo che già gliel'abbia fatto capire. Ma forse sarà meglio per lei. Si persuaderà ad andare con l'altro. Forse sai cos'è? Non si fiderà più del giovine. Benché ora veramente a me pare proprio pentito. Anche a me. Ma si fa scrupolo di quell'altra che gli abbandonerebbe ora per lei. Io non me lo farei questo scrupolo. È stata per morire. Eh già, ma lei sa bene cos'è vedersi abbandonata. Era detto così bene nel giornale. Gli sarà nato l'odio adesso. E avrà capito che qua il signor Nota, l'ho vista quando è uscita con lui, mi è parsa avesse negli occhi, non so, come un velo. Guardava e non vedeva. Non poteva più parlare né alzare una mano. Gli ho domandato come si sentisse, ma ha fatto un certo sorriso che m'ha gelato. E la mano fredda, fredda. Comodi, il signor Nota starà poco a tornare con la signorina. Insista, insista che la spunterà. Sì, sì, vedrà. Ora vedrà come insisterò. Deve averla messa apposta a dovere, sa? Credo che l'abbia messa apposta a dovere quel signor console, glielo dico io. Miserabile farabutto. Ha ragione, povera signorina. Ma che signorina? Non dica signorina, sa cos'è quella? Una squaltrina. Una squaltrina! Oddio no, ma che mi dice? Ah, lei è già qua? Non è ancora tornata? Possibile. Ma che è? È che la moglie del console Grotti, saputo che lui questa mattina è venuto a trovare qua la sua ganza. Chi? Lei del console? La ganza, sì signori! La moglie questa mattina è andata dai parenti della mia fidanzata a denunziare la tresca. Della signorina Drey col marito? L'amante del marito. Sì, signori. E non so ancora se prima o dopo che io gliela chiedessi in moglie là. Voglio sapere questo. Sono qua per questo. Ma come? Ma dunque? Oddio mio, mi porto fino ad andar via col cervello. E sanno come? Quando? La moglie scoprì la tresca? Mentre la bambina precipitava dalla terrazza, oddio, no. Li sorprese insieme e la scacciò come un'assassina, perché tutte e due avevano lasciato sola la bambina sulla terrazza. Assassini, assassini davvero? Se non era compromesso anche lui, in galera doveva andare, in galera. E dopo aver fatto questo, capisci? Ho avuto il coraggio di venire a sconvolgere me. Ma tutti, con la pietà. Ma capiscono che cosa ha fatto per me. Con quell'aria di santa martire, impostora. Tutto per aria, la vergogna pubblica. Il vituperio della mia fidanzata. M'è parso come di impazzire. Come non sono impazzito, non lo so. Ecco perché. Ecco perché se ne voleva scappare. Come ha visto lei. Come ha saputo che l'altro era qua. L'impostora ha previsto che la menzogna sarebbe stata scoperta. Io ne voglio per tutte le lacrime che m'ha fatto piangere. Ma non sa. Via, via, non la voglio aspetti, casa mia, non voglio aspetti. Di queste... No, no, che aspetto, via! Ma insomma, si non la voglio, zitta. Non la voglio! Per Dio, io ancora non mi raccapezzo, ma scusi un po', ma come va che il console? Ma lo sa che è stato proprio lui, il console, a protestare per il primo con il giornale? Ma è chiaro! Ma come chiaro? Dovevano essere d'accordo, mi pare, amanti! Ma perché c'era la moglie qua con lui, la moglie di cui ella aveva osato far dire infamie in quel giornale? Ecco perché si turbò tanto, sapendo che nel giornale era detto che la povera signora l'aveva spedita per un servizio. Deve essere stata la moglie a imporre a lui almeno questa smentita.
Ma allora è tutta un'impostura. Vilissima. Vilissima. Che abbia tentato di uccidersi per lei. Ma come si può fare, io dico, a mentire così spudoratamente? Già, difatti, per questo. Per questo si è ostinata a non volere da lei nessuna riparazione. Avrei voluto vedere anche questo per giunta. Ma già, povero signore. No, scusi. Bisogna riconoscere però che almeno una resipiscenza ce l'ha avuta. Sì, ma quando? Quando m'ha visto qua pronto a riparare ciò che credevo una mia colpa. Capisco. E questo va nel migliore dei casi. Voglio dire che fosse diventata l'amante di quello dopo. Che se fosse stato prima, io avrei patito, lei se l'immagina. L'inganno più ignominioso da parte di tutte e due. No, questo. Sono qua, le dico, per accertarmi di questo. E che vorrebbe fare? Lei non può negare, scusi, di essersi trovato qua di fronte alla più recisa e violenta opposizione da parte di lei. Ma io dico prima, l'inganno di prima. No, scusi, lei in ogni caso non avrebbe patito mai nulla. Come, come? Io? Nulla. E anche prima. Ma se stava per sposare qua un'altra. No, 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 aspetta. No, no, mi lasci dire. Lei le aveva già reso il cambio, mi pare. Anche prima di conoscere l'inganno che loro le avevano fatto. E il mio semmai escluderebbe il loro? No, certo. Ma non le può più dare il diritto di chiederne colpa a nessuno. Abbia pazienza. Sì che me lo può dare. Me lo può dare. Perché loro l'inganno lo commisero. Lo compirono. Mentre io invece ho mandato a monte il mio matrimonio. E sono accorso qua. Quando ha saputo che l'aveva tentato di uccidere. Ma non per me. E l'ha confessato lei stessa. Oh, bella. Lei rinfaccia a me il mio tradimento. Quasi che per quella là il mio potesse più essere un tradimento. Guardi, non rinfaccio nulla io. Voglio soltanto dimostrarle che lei ha ragione per una cosa sola. Che lei ci abbia mentito dicendo, senza averne più il diritto, che si uccideva per lei. E veramente io non riesco a capire il perché di questa menzogna. È proprio un punto di morte. Possono essere utili per la vita, non per la morte, certe menzogne. E per la vita è certo che lei stessa l'ha giudicata inutile. Ma lo dice lei, inutile. Ma se lei non vuol tener conto dei fatti. Ma ecco, questo sì, questo è vero. È il mio difetto, questo, io non riesco mai a tener conto dei fatti. Meno male che lo confessa lui stesso. E infatti sa quali sono? Che è stata salvata, numero uno. E che la menzogna le è stata utile. Sì, signore, utile. Se non per me, che sarebbe stato il colmo. Utile perché ha trovato qua uno come lei. Figuriamoci, uno scrittore. È già un imbecille. Ma non dico questo. Sì, dica pure, dica pure. Ah, lo può ben dire, se lo dice da sé. Certo che sarà stata lusingata, di vedere accolta, assunta nel regno dell'arte la sua impostura. Questa storia romantica del suicidio per amore, narrata non più da un giornalista, ma da uno scrittore. Come lei. Si difatti voleva. Lo vede? Ce n'ha avuto anche per male che ci vedesse un'altra diversa. Bella coppia avrebbero fatto. Lei che diceva le bugie e lui che le scriveva. Le bugie, già, che si chiamano anche storie. Ma non è mica nessuna colpa, sa, di non essere vera questa storia. Non importa, sai, che non sia vera, se poi è bella. Sarà riuscita male a lei nel fatto. Ma ciò non toglie che possa riuscire bene a me scrivendola. E le dico di più, che così è più bella. Molto, molto più bella. E sono contentissimo che sia venuta in chiaro. Ma guardi, che questa signora qua, per esempio, prima tutta sdegnata, furiosa, poi tutto miele, ora tutto fiele. Ci sia ragione. Però è bellissimo, non neghi. E che prima lei ieri, così esaltata. Ma gliel'ho detto io stesso. Sì, giusto, giustissimo. E appunto per questo bellissimo. Ma scusate, voi credete che devo far qua la figura dell'imbecille? No, ecco. Io mi diverto allora a farvi vedere com'è bella, bella, bellissima. Questa commedia di una bugia scoperta. Bella. Lei dice? No, proprio perché lei ne soffre, ne ha sofferto così. Io comprendo, io sento in me, non creda, le sue sofferenze. E non dubiti che saprò rappresentarle al vivo, se ne farò un romanzo o una commedia. Se niente, niente vorrebbe farci entrare anche me. Se ne faccio una commedia? Se non si arrischi di mettermi in commedia? Si farebbe, Si metterebbe a gridare che non è vero, che non è vero. Non è vero, che non è vero, che lei è un impostore da fare il paio con quella. Ma lo direbbero i critici, stia tranquilla, che non è vero. Ma com'è che il tempo ancora non ritorna? A quest'ora dovrebbe essere già qua. Le ho dato un po' di denaro. Denaro a lei? Oh, bravo, allora, figuriamoci. Per pagare il conticino dell'albergo e ritirare la valigia. Ma se le ha dato del denaro, non torna più. Non torna più? Addio, commedia. Posso star tranquilla davvero. Ma no, per questo, veda. C'è sempre modo di immaginare una fine concludente. Anche se un fatto nella vita non conclude. Ma teme davvero che non debba più ritornare? Ecco, secondo. Se lo scopo della sua menzogna era nel fatto,
ho paura che non ritornerà. Ritornerà soltanto nel caso che il suo scopo, come a me pare, era sotto e fuori dei fatti. E allora io farò la commedia. Ma la farò anche se non ritorno. Senza tener conto dei fatti. Oh, i fatti, caro signore, sono come si assumono. E allora nello spirito non sono più fatti, ma vita, che appare così o in altro modo. I fatti sono il passato, quando l'animo cede, lo diceva lei stesso, e la vita vi abbandona. Perciò non credo ai fatti. C'è il signor console Grotti. Chiede della signorina o di lei, signor Nota. Viene qua lui, invece. E viene a proposito. Lei mi farà il piacere di stare tranquillo in casa mia. E le ripeto che non ha da chieder conto a nessuno. Io me ne posso anche andare. No, lei resterà qua. Sentirò io questo signore. La signorina Drey. Ma non c'è, se n'è andata. E forse non ritornerà più. Oddio! Ma sanno, mi rivolgo a lei, signor Nota. Lei si introduce in casa mia senza averne permesso. Chiedo perdono, ma mi preme di sapere se la signorina Drey ha conoscenza che mia moglie... È andata dai parenti della mia fidanzata a denunciare... La sua pazzia! Lei dunque nega? No, io non ho niente né da affermare né da negare a lei. No, si inganna, perché lei mi deve rispondere. Di che vuole che le risponda? Della pazzia di una donna? Sono pronto a risponderle quando lei vuole. Sta bene. Mi preme soltanto di sapere, signor Nota, se la signorina Drey ne è a conoscenza. No, io non credo. Oh, sia lodato Dio. Sia lodato Dio. È stata con me. L'ho lasciata perché doveva recarsi all'albergo. E non lo sapeva neanche lei. No. Io l'ho saputo ora dal signor La Spiga. Ti ho trovato qua. Bene, bene, bene. Perché nella disperazione in cui è quest'altro colpo. Ma il fatto è che l'aspettiamo. E ancora non arriva. Se non lo sa, è più che probabile che se l'aspetti. E poiché il signor Nota le ha dato un po' di denaro, forse avrà preso il volo. Dio volesse che fosse così. Ma purtroppo te l'hai dunque ora a me. No, io non ammetto nulla. Già, per cavalleria. Ma non capisce che a me non importa affatto, caro signore, che lei creda o non creda. Lei può credere quello che vuole e che le fa comodo. Io quello che mi fa comodo. Io voglio sapere quello che è vero, non credere quello che mi fa comodo. E poi, quando le avrò detto che non è vero, ma non vuole comprendere che è stato lei, proprio lei, a ridurla alla disperazione. Sì, lei! Fu scacciata innocente da sua moglie, senza neanche colpa della disgrazia della bambina. Questo no, menzogna questa. Sono andato appunto a protestare per questo al giornale, contro questa menzogna. E poi è venuto qua a mettersi d'accordo con lei. Mi scusi, signor Nota. Io sono venuto qua perché pregato dal padre della sua fidanzata. E ho trovato che ella, del resto, la sua stessa presenza e di tutti si disperava perché lei... Perché io volevo riparare al male che le avevo fatto. Perché se ne dispera, vorrei sapere se questo male che le avrei fatto è vero. Perché ella non vuole la sua riparazione. Oh, bella, non la vuole, non la vuole. Gliel'ha detto, ripetuto. È una bella ostinazione per Dio. Ma non può credere che mi faccia comodo. Questo no. Lei vorrebbe escludermi con la scusa di questa disperazione per fare facilmente qua la sua parte davanti al Signore, dandogli a credere che non è vero niente. Ma io non sono qua per piacere, ma perché lei stessa dichiarò pubblicamente che si era uccisa per me. E non ha già confessato d'aver mentito? Una seconda menzogna ai due. L'avrei forse costretta io a mentire. E chi lo sa se non ha detto di no per questo? Ma dunque sarebbe vero che ha tentato di uccidersi per me? Io non lo so perché lo ha fatto. Se è come lei dice, l'ha fatto per me, per il mio matrimonio. Non vedo altra ragione per cui l'avrebbe fatto. Se non fu forse per come disse a me. Ma no, scusi. Poc'anzi lei ha detto che non ne vedeva nessuna, neppure lei. No, ecco. Chissà, vi lì, per strada, come una mendicante. Eh già, quando si offrì di sera al primo che passava. Disse anche questo. Anche questo, anche questo. E avrebbe fatto anche questo per colpa mia, per il mio tradimento.
E lei vorrebbe che io, ammettendo questo, non mi ostinassi a pretendere con tutta la forza della mia coscienza che ella accettasse la mia riparazione. Ma io sono pronto a pretenderlo anche ora. Se lei mi dà la sua parola d'onore che sua moglie ha detto il falso, denunziando che è stata la sua amante, Dio mio! Il veleno di nuovo. Ersilia, che hai fatto? Che hai fatto? Zitti! Questa volta niente! No, no, bisogna darle aiuto subito, portarla via. Sì, ma si sveglia. No, per carità, non voglio. Ma sì, vieni con me, ti condurrò io. Si lasci condurre, si lasci persuadere, signorina. Non voglio, mi dico, sarebbe inutile. Ma chi lo dice? Non bisogna perdere tempo piuttosto. È inutile. Non c'è più rimedio. Lasciatemi stare tranquilla. Che hai fatto? Potevo pensare, signorina, che c'ero qua io. Poteva restare qua, con me. Se non l'avessi fatto, nessuno mi avrebbe creduta più. Ma che cosa, Dio mio, dovevamo credere? Che non mentì per vivere. Questo. E perché allora? Ma per morire. Ecco, vedi, te lo gridai che quando dissi quella menzogna, per me doveva essere tutto finito. Non hai voluto credere, avevi ragione. Perché non pensai a te, proprio per nulla, avevi ragione. Non pensai che t'avrei turbato, sconvolto così. Ma mi disprezzavo tanto. Ma come? Ma accusarmi? No. Come no? È così difficile dirlo. Figurati crederlo. Mi disprezzavo tanto che non credetti t'avrei cagionato tutto questo danno. Puoi credermi. Ho voluto acquistarmi prima, apposta, il diritto di essere creduta per dirtelo. Ti ho cagionato tutto questo sconvolgimento. E anche la tua fidanzata, lo sapevo. Lo sapevo di non doverlo fare, che non avevo più nessun diritto di farlo, perché... L'hai saputo. Da sua moglie, vero? L'ho preveduto. E lui è venuto qua a negare, è vero? Sì. Ecco, vedi. E anche tu. Sì, anch'io. Hai detto il sogno non so cosa è bene. E sei accorso qua per riparare, sì. Come lui per riparare ha negato. È che ciascuno vuol fare bella figura, più si è, e più ci vogliamo fare belli, sì, coprirci con una veste decente. Io non ne avevo più nessuna per comparirti davanti, ma seppi che anche tu, sì, ti eri strappato quell'abito bello di marinaio. E allora mi vedi per la strada senza più niente, sì, ancora un altro pugno di fango addosso, finire di insudiciarmi, Dio, che schifo, che nausea. Allora voglio farmela per la morte almeno, una veste decente. Ecco, lo vedete perché ho mentito? Per questo, ve lo giuro, non ne avevo mai potuto avere una per la vita, da poter figurare in qualche modo che non mi fosse strappata dai tanti cani che mi sono saltati addosso sempre per ogni via, che non mi fosse imbrattata da tutte le miserie più basse e più vili. Voglio farmela per la morte almeno, la più bella,
quella che era stata per me come un sogno, là, e che mi fu strappata subito anch'essa, quella di fidanzata, ma per morirci. Per morirci. Per morirci e basta. Con un po' di rimpianto di tutti e basta. Ebbene no, non ho potuto avere neanche questa. Lacerata addosso, strappata, anche questa, no? Morire nuda, scoperta, avvilita e spregiata. Ecco qua, siete contenti. Lasciatemi morire in silenzio ora, nuda. Io non voglio più vedere, non voglio più sentire nessuno. Ora si può ben dire che questa morta, ecco qua, non si è potuta vestire.